14, la modifica del regolamento di fornitura del calore del riscaldamento del capoluogo. In fase di attivazione di questa iniziativa abbiamo redatto ed approvato un regolamento di fornitura che conteneva nella fase di prima attivazione indicava l'anno 2019 quale anno entro il quale potevano essere avanzate richieste di preadesione. Alla richiesta di preadesione veniva applicato il costo di allacciamento pari a 1.500 euro che corrispondeva alla centralina di scambio. Tutti coloro che l'avessero fatta successivamente a quella data veniva invece applicato un'ulteriore quota di allacciamento di altri 500 euro. Come l'opera sta andando avanti, ancora non siamo nella fase di doverla attivare, ci sembrava giusto non tenere fermo il 2019, ma estendere questa possibilità di mantenere fisso la quota di allaccio fino a che non viene attivato per il cambiamento. Quindi se verrà attivato nel 2020, 2021, quello che sarà, fino alla data in cui si aprirà la sala cinese e saranno fornite, varrà questo tipo di agevolazione. Questo ha comportato quindi una modifica del regolamento che toglie dall'articolo 3 questo pezzo e lo va ad inserire in un articolo 25 del capitolo delle norme transitorie. E quindi per coloro che hanno aderito al precontratto nel 2019 o che aderiranno fino all'attivazione del preriscaldamento del primo lotto, viene confermato il costo di 1.500 euro. Questa è la modifica che ci sembrava opportuno fare fino a che l'opera è in realizzazione. Osservazioni? Sì, come gruppo consiliare anche noi abbiamo strutturato un documento suddiviso in due parti, una di carattere diciamo formale dove suggeriamo delle ulteriori modifiche al contratto e una seconda parte di carattere più politico. Parto con i nostri suggerimenti di modifica. Il primo suggerimento fa riferimento al penultimo punto della prima pagina. Società Geo Energy Service SPA sottoscritta in data 25.09.2018 a Rogito, segretario generale dottor Michele Pizzuti, repertorio 814 del 26.09.2018. Quindi il discorso della sottoscrizione e del repertorio del giorno successivo. Successivamente un ulteriore punto all'integrazione, visto il contratto di servizio per la determinazione del contenuto concreto delle modalità di gestione delle reti e dell'impianto di teleriscaldamento del comune di Biancastagnaio tra il comune stesso e la società Geo Energy Service SPA, il cui schema è stato approvato con deliberazione del Consiglio numero 55 del 25.09.2018, successiva alla sottoscrizione della convenzione di cui era il punto precedente. Quindi un'integrazione che sa di crescita del quadro di riferimento. Poi un terzo suggerimento al terzo punto della seconda pagina, che per il protrarsi dei lavori dovuto essenzialmente a difficoltà di interferenza con altri sottoservizi presenti nelle sedi stradali, il nostro suggerimento è quello di togliere questa parte che va da dovuto a stradali, quindi in modo da trasformare il punto con protrarsi dei lavori, virgola, è opportuno modificare. Il quarto suggerimento è anche questo di forma, chiedendo la sostituzione dell'articolo 25 con un 3 bis
in modo da migliorare la lettura, e poi vabbè, una licenza con l'unità di misura kilowatt con la dicitura K minuscolo, W maiuscolo e H minuscolo. Diciamo, questa è un po' la nomenclatura dell'unità di misura. Oltre a questo, ovviamente siamo lieti che siano stati accolti al punto 2 della proposta di modifica i nostri suggerimenti presentati in assemblea pubblica per scrivere in modo più comprensibile la presentazione della tariffa. Questa era la prima parte con il suggerimento di ulteriori modifiche al regolamento. Poi c'è una seconda parte invece, come detto, di carattere politico, che leggerò, che credo sia doveroso riportare ciò che è scritto in maniera chiara. Cogliamo l'occasione per informare il Consiglio e l'amministrazione comunale di Biancastagnaio che il progetto comune ha inviato al GES una formale e pubblica richiesta di scuse. Come tutti ricorderemo, infatti, in data 24 aprile 2019 la GES inviava ad ogni cittadino del comune di Biancastagnaio una lettera a sodire richiesta dall'amministrazione comunale per informare le previsioni fatte dal progetto comune di grave ritardo nell'accensione e nelle prove dell'impianto di teleriscaldamento previste dal programma GES nei primi mesi del 2020. Erano notizie non rispondenti al vero. La GES si faceva riserva di valutare ogni danno conseguente, anche sotto il profilo contrattuale, con i cittadini, a carico dei responsabili. Fummo meravigliati che una società tecnica si prestasse ad un'operazione del genere, fino ad arrivare ad accollarsi, solo per far piacere ad un committente, per di più pro tempore, delle responsabilità chiaramente non sue, come quella di valutare la lunghezza dell'iter di approvazione della variante urbanistica per la centrale secondaria di scambio termico, da noi prevista di maggiore durata di quella prospettata dall'ufficio tecnico del comune di Biancastagnaio. Fummo anche meravigliati dal fatto che una ditta esperta in lavori sottoterra non si rendesse conto delle difficoltà di interferenza con altri sottoservizi presenti nelle reti stradali e di cui perfino noi sospettavamo l'esistenza. Ora che i fatti e i tempi ci danno pienamente ragione, non ci interessano le scuse di questa amministrazione comunale, il cui modo di operare ci è noto per una supposta richiesta fatta solo a bassi fini elettoralistici. Ma ci interessa verificare fino in fondo la correttezza e l'imparzialità della società GES, impegnata a costruire e gestire il teleriscaldamento, un'opera di grande peso e interesse per tutti i cittadini. Capita a tutti di sbagliare una previsione e per questo non si dovrebbe mai mettere in questo campo la mano sul fuoco, per cui da questo punto di vista l'errore di GES potrebbe essere perdonabile, ma le scuse formali e pubbliche sono necessarie. Se una ditta tecnica che lavora per un paese e non per la persona che pro tempore ricopre la carica di sindaco, chi è il capo di fronte alle esigenze elettoralistiche di tale persona? Quindi ho riletto prima parte, ho fatto una sorta di riassunto della parte formale, e la seconda parte invece ho preferito leggerla per portare ovviamente all'attenzione di tutto il Consiglio il fatto che come gruppo consigliere ci siamo mossi e abbiamo inviato una lettera a GES, una lettera che poi renderemo anche pubblica. E niente, nel complesso, per quanto riguarda le modifiche di forma oltre ai suggerimenti, riteniamo favorevole votare il documento in oggetto. Anche in questo caso chiediamo di allegare il documento e niente, grazie. Per la parte di documento relativo alle osservazioni tecniche, queste le terremo in considerazione al momento che verrà affrontato una successiva modifica al regolamento, perché ancora ci sono delle carenze, delle situazioni che vanno migliorate all'interno della, del,
Quindi queste osservazioni sicuramente le prenderemo atto di queste per la parte tecnica, quando ci saranno nuove possibilità di modifica del regolamento del conto. Per quanto riguarda invece la questione politica, quella è il vostro diritto, ogni possibile osservazione. La sostituzione dell'articolo 25 con l'articolo 3 bis, è vero che da immediata lettura, infatti c'è stata un po' di titubanza anche nostra, ma siccome l'articolo 25 ha una durata limitata, l'abbiamo posizionato nelle norme transitorie, che sono quelle che hanno un effetto temporaneo, dopodiché spariscono. Quindi nulla vieta di portarlo all'articolo 3 bis. Sì, possibile, solo a chiarimento, perché quindi dobbiamo aspettarci che da qui a breve riporteremo in Consiglio Comunale alcuni aggiustamenti, alcune modifiche? Alcuni aggiustamenti, perché la società, sulla base della sua struttura societaria, dovrà rivedere anche alcune parti del regolamento che interessa l'amministrazione comunale. Quindi già hanno fatto presente che la loro struttura, in certi momenti l'adeguamento della loro struttura può confliggere con qualche situazione di regolamento. Quindi prima che parta, okay, sicuramente sarà rivisto. E comunque, visto che siamo in argomento, mi interesserebbe richiedere pubblicamente copia del contratto a cui si fa riferimento, che sto chiedendo da diverso tempo e che non si capisce. Gesso, ho chiesto alla ragazza responsabile, mi ha detto che non c'è la convenzione tra noi, no. E quale contratto? Il primo contratto di servizi tra noi e Gesso, tra l'amministrazione e Gesso, un atto pubblico del quale i consiglieri hanno diritto di prendere visione, estrarre copia a voi. Allora, la signora molto gentilmente mi ha detto che sentiva Gesso perché lei non ne ha, non ce l'ha disponibile. Faccio presente che GES non è tenuta a nessun obbligo di trasparenza nei confronti del consigliere. Però questo è un contratto tra il comune e GES. Quindi il comune se lo chiede agli uffici comunali, ha il dovere e l'obbligo di fornire il termine previsto da 241 copia del contratto. Segretario, la capisco perfettamente, avremo modo di parlarne due punti più avanti, delle richieste, di quello che ci compete, di quello che ci si dovrebbe fornire, di quello che stendiamo ad avere, ma due punti più avanti ne parliamo, grazie. Se non c'è altro, passiamo alla votazione. Chi vota a favore? All'unanimità anche questa. E immediatamente seguito. È la convenzione tra il Comune e l'Unione dei Comuni per l'attivazione della centrale unica di committenza. Il nuovo codice degli appalti, tanto per snellire le situazioni, fa riferimento alle soglie comunitarie di interventi riguardando l'acquisto di servizi oltre i 40.000 euro e opere pubbliche oltre i 150.000 euro, gli appalti, a meno che il comune non sia accreditato come centrale di committenza, devono essere svolti dalla centrale di committenza, che sono o i capoluoghi di provincia o organismi che si mettono insieme per svolgere in funzione associata degli appalti. Noi già avevamo questa convenzione con l'Unione dei Comuni,
e c'è stato un momento di modifica del codice che consentiva anche per importi superiori ai 150.000 euro, siamo ritornati a quella fase, quindi è necessario ricorrere ad una centrale di committenza. Per noi quella più vicina e la più accessibile, anche perché facciamo parte di questo organismo, è l'Unione dei Comuni Amianto a Forcia. Osservazioni su questo tipo di convenzione? Siamo alla votazione, chi vota a favore? Immediatamente eseguibile anche questa. Punto 16. Allora, adeguamento del campo sportivo ai criteri imposti per la società pianese. Dalla conclusione del campionato di Serie D, la società pianese è stata promossa in serie C e quindi fa parte della categoria professionisti. La struttura attuale dell'impianto sportivo di Biancastagnaio, da una verifica fatta dall'organismo, la Lega Professionisti, dall'organismo preposto, alla fine del campionato, ha fatto tutta una serie di rilievi di inadeguatezza di quella struttura per le attività professionistiche. Una serie di rilievi che riguardavano le dimensioni del campo, riguardavano l'inadeguatezza delle tribune, riguardavano l'inadeguatezza delle seggioline, riguardavano l'inadeguatezza della videosorveglianza, guardavano tutta una serie di situazioni che non avrebbero consentito il gioco nel Biancastagnaio. Sembrava all'inizio che ci fossero alcune deroghe per quanto riguardasse la promozione, il primo anno di promozione. Fu avanzata richiesta alla Lega Professionisti di richiesta di deroga per il primo anno su alcune parti essenziali che erano quelle del campo da gioco e dell'impianto di illuminazione, ma non accettarono questa deroga. La non accettazione ha fatto sì che la squadra di Biancastagnaio andasse a giocare fuori dal proprio campo. E sono stati iniziati, anche su richiesta di loro, per cercare di mantenere questa qualità di squadra professionistica, una serie di interventi che potevano dare inizio alla conclusione di questo regolamento. Il Comune ha messo in campo tutta una serie di iniziative che riguardavano parte di... quindi ha realizzato le tribune, le vecchie tribune, ha messo a posto le vecchie tribune, ha predisposto l'allargamento del campo perché bisogna portarlo fino ai 64 metri, ha adeguato l'impianto di irrigazione, ha predisposto la videosorveglianza, ha ampliato la tribuna della sala stampa in cima alle torri alle tribune nuove, ha realizzato quindi un progetto ed ha affidato anche il progetto di adeguamento alla normativa antincendio come struttura di campo sportivo, che è indipendente questa dal fatto che la squadra sia o meno in una categoria professionistica. L'adeguamento complessivo, non accettando appunto come dicevo la deroga da parte della Lega, è il Comune ha detto alla società sportiva pianese: noi non possiamo esporci più di tanto nell'investimento di questa struttura. Loro si sono organizzati ed hanno riproposto l'adeguamento dell'impianto di illuminazione e il rifacimento del campo, del tappeto erboso, a spese loro. Hanno chiesto al credito sportivo la possibilità di accedere al mutuo, gliel'hanno concesso, a condizione però che l'amministrazione comunale fornisse garanzie di riscossione
nei confronti della Pianese per l'attivazione del mutuo. Loro attingono un mutuo di 450.000 euro tra rifacimento del tappeto e l'impianto di illuminazione. Un mutuo che loro attivano in 15 anni con una rata di 30.000 euro all'anno. A questo punto noi si tratta di deduzione su un investimento fatto su una struttura comunale. La società sportiva ha mantenuto nel tempo impegni che si era preso, già il fatto che il primo campo l'abbiano realizzato loro, propongono ora il rifacimento del nuovo, ci sembra credibile che la società voglia effettivamente migliorare questa struttura, al di là del fatto che mancano almeno nella serie C per chissà quanti anni. Quindi noi a questo punto proponiamo la concessione della fideiussione nei confronti della società per l'investimento che andiamo a fare. Prego. Innanzitutto, come gruppo consigliare, diamo atto favorevolmente del fatto che vengono inserite all'interno della convenzione alcune modifiche. Ci sono dei punti che vengono modificati all'interno, vengono integrati, diciamo, un'integrazione che secondo noi ha un carattere migliorativo per quanto riguarda, diciamo, il benessere della comunità. Quindi siamo soddisfatti di questa integrazione. Per quanto riguarda invece la concessione della fideiussione, da parte nostra vi è una sorta di incertezza, quasi un timore, anche un po' alla luce di alcune recenti interviste apparse anche sulla stampa locale da parte di membri della dirigenza della società sportiva, membri che ricoprono carica vicaria, ovviamente, dove non so se in seguito al momento un po' delicato o ad altro venivano sollevati dei dubbi in merito ad un mantenimento, diciamo, della governance attuale. Quindi come amministrazione, lo sapete meglio di me, Comune di Piantastagnaio si è esposto già con delle opere necessarie per quello che doveva essere l'obiettivo, andare a prendere delle misure di rischio, fra virgolette, in seguito a dichiarazioni importanti come quelle lette, dichiarazioni alle quali poi non sono seguite delle smentite pubbliche, non ci sono state delle frasi dove veniva calmata la situazione. Quindi non siamo convinti della concessione di una fideiussione, di un'esposizione, di un rischio di esposizione, ovviamente. Quindi nel caso vi fosse l'ipotesi di una votazione separata dove viene votata la convenzione, noi, come detto, saremo favorevoli. Per quanto riguarda invece la fideiussione, non riteniamo opportuno votare favorevole, come è avvenuto già in passato ci asterremo, e purtroppo però nel caso non fosse possibile fare una votazione divisa, saremo costretti ad astenerci alla votazione complessiva. Grazie. Allora, non neghiamo che quella uscita di articolo di giornale non abbia creato in noi qualche perplessità nei confronti della squadra. Ci siamo incontrati subito e come dire, la società mantiene ferma la barra, impegnandosi a portare in fondo l'investimento che ha intenzione di fare.
Quindi a noi sull'esperienza passata, sul fatto che non esiste solo una società che fa attività professionistica e non guarda al paese, nel senso che intorno alla società sportiva pianese ci sono tante altre figure di giovani, di ragazzi che praticano questo sport, e quindi noi dopo la riunione ultima che abbiamo avuto abbiamo continuato a credere che la società abbia solidità da mantenere l'impegno che si assume. Per quanto riguarda la modifica della convenzione, i punti introdotti sono strettamente legati al rapporto, alla concessione della fideiussione. Quindi avranno già, loro dal punto di vista dei tempi, sono già concessionari oltre l'anno di scadenza del mutuo che assumono. Quindi questi altri punti sono una garanzia necessaria nostra e anche da parte dell'istituto di credito, cioè credito sportivo che dovrà chiedere. C'è da dire una cosa che ci tranquillizza ulteriormente, è il fatto che le società possono concorrere alla richiesta di contributi in conto capitale per quanto riguarda gli investimenti nei campi. Ci sono delle disponibilità finanziarie che le varie leghe professionistiche mettono a disposizione delle società, quindi noi abbiamo avuto un incontro anche con i funzionari della Lega Professionisti e dell'altra sempre legata a loro, le quali dicono avevano a disposizione per la Serie C un budget di circa 2 milioni e mezzo di contributi da erogare, e questa erogazione avviene su richiesta di investimenti, quindi una possibile richiesta di investimenti potrebbe anche dare la possibilità, nel caso non ci fossero altre richieste, di ottenere addirittura dei contributi fino a consentire l'estinzione del mutuo stesso. Comunque una parte di contributo verrà comunque dato, perché in linea di massima il comportamento qual è? Quello sono 10 squadre, garantiamo qualche cosa a tutti, se poi non ci fosse la richiesta per consumare tutta la somma messa a disposizione, vanno a chi la chiede. Quindi questa è un'altra delle condizioni che ci tranquillizza. E poi è un investimento che viene fatto su un impianto che è un impianto sportivo di tutto rispetto, perché chi viene a Piancastagnani guarda quel complesso non può fare a meno di dire che merita attenzione, perché effettivamente è un bel impianto. Se posso, nessuno, nemmeno di noi, vuol mettere in dubbio il ruolo sociale che la Pianese ha sempre svolto e che continua a svolgere all'interno del comune di Piancastagnanico. Voi, per il grande numero di ragazzi che vi girano intorno e di tutto quello che fanno, così come altre società. E, siccome però impegniamo veramente una cifra enorme, noi pensavamo che la modifica alla convenzione fosse già sufficientemente richiedibile, visto l'impegno che a me risulta di circa 500.000 euro che l'amministrazione comunale ha in un qualche modo impegnato sullo stadio. Vero, un'opera grandiosa, un'opera che rimane per tutti, un intervento su una struttura pubblica, e quindi di questo ne diamo atto, ma ci sembrava già una cifra che
la modifica alla convenzione per un utilizzo più ampio e da parte di più soggetti dello stadio, del complesso dello stadio, fosse già richiedibile per questo. Per quanto riguarda la fideiussione, ci vorrebbe almeno quella smentita o quella presa di posizione, ma pubblica, come è stata pubblica la prima attraverso la stampa, dei dirigenti nel loro complesso, che in un qualche modo tranquillizzino tutti, perché stiamo spendendo soldi di tutti e domani qualcuno ci potrebbe dire: per la nostra società non avete fatto niente, avete dato dei soldi a chi aveva già detto che avrebbe smesso. Quindi valutiamo attentamente. Grazie. Per quanto riguarda l'investimento che ha fatto il Comune sulle iniziative, vi dico quanto è ad oggi la spesa che verrà sostenuta, perché sono tutti progetti affidati, appaltati, alcuni in corso, altri inizieranno. Sono 272.463,16 di investimento che ha fatto il Comune sull'adeguamento delle opere che ho detto prima. Allora, due puntualizzazioni. Una, la prima è che il Comune non spende dei soldi dando una fideiussione, ma dà delle garanzie. L'obbligato principale rimane comunque la Società Sportiva Pianese, che anche dovesse cambiare il presidente, rimarrà obbligata principale. La seconda è che purtroppo non è possibile fare una votazione disgiunta su una delibera, quindi non è possibile votare separatamente la convenzione della fideiussione, e casomai verrà messo a verbale che l'astensione, se questa sarà, verrà fuori dalla media tra un sì e un no. Questo è qua, questo, perché tecnicamente non è possibile fare un voto disgiunto. Sì, solo per precisione, non un sì o no, ma un sì o un'astensione. Sì, un sì o un'astensione. Passiamo allora alla votazione. Chi vota a favore? Chi vota contro? Chi si astiene? Immediata eseguibilità? La stessa. La modifica del regolamento di polizia mortuaria, che è il punto 17. Il punto 3. È martedì. Avete fatto apposta, ma poi è andata via. Questa delibera l'abbiamo ritenuta necessaria perché ci siamo trovati spesso di fronte all'impossibilità di indisponibilità dei lavori presenti soprattutto nel statuto. C'era, tant'è che proprio in funzione di tutta questa contestazione delle ditte siamo stati costretti ad acquisire un numero limitato di locali provvisori per far fronte alle esigenze. Perché questa modifica? Perché si creava una situazione per quanto riguarda le vecchie convenzioni, alla scadenza venivano rinnovate per periodi non definiti, quindi noi ci trovavamo tutta una serie di loculi occupati provvisoriamente, tutta una serie di loculi occupati con contratti di concessione che avevano una data precedente. Uno comprava il loculo oggi, lo utilizzava dopo 5 anni, la concessione parlava di 30 anni, ma erano 30 anni di concessione, ma il feretro
è obbligato a stare dentro all'Ocule non per 30 ma per 40, quindi c'era tutta una serie di situazioni che erano ingovernabili. La modifica di questo articolo tenta di rimettere un po' di ordine a quelle che sono le concessioni e introduce una norma che riguarda il deposito provvisorio, cioè intanto viene disposto che il loculo non possa essere rinvenduto in vita o può essere venduto però una quantità tale da non compromettere l'uso di tutti. Quindi ci sarà un provvedimento che rilancia, no? 100 loculi, 10 ne posso mettere in vendita, prima venivano messe in vendita. Oggi invece introduciamo il deposito provvisorio, c'è un affitto, una sorta di affitto di questo, sembra di questo appartamento. Di questo appartamento. Dobbiamo regolare anche poi tutte quelle situazioni dove c'è la scadenza della concessione prima che sia mineralizzato il corpo. Quindi con questi due articoli vogliamo mettere un po' di ordine su queste concessioni. I testi ve li abbiamo forniti, non so se sono chiari come è un sicuramente il può essere sempre migliorato, ma è un tentativo di equità di trattamento anche per quanto riguarda la questione locali e morti. Sì. Se possibile, due sole domande di precisazione. Uno, se avete accennato alle vicende legali, se si ha cognizione ad oggi di quando i lavori di ampliamento del cimitero potrebbero essere ripresi, o se si ha cognizione di quando queste vicende potrebbero essere concluse. La seconda, noi abbiamo letto attentamente il documento, ci sembra, se non esaustivo, quantomeno migliorativo della situazione precedente, ma vorremmo fare una domanda. Se dopo 40 anni io stumulo il ferro, non è mineralizzato e lo devo ritumulare, poi lo dovrò ristumulare, ma le spese sono a carico degli eredi, sono a carico del pubblico, in fondo è un appartamento in cui qualcuno ha pagato un affitto per decenni che ritorna pubblico e quindi ridisponibile per un nuovo affitto. Grazie. Allora, per quanto mi sono distratto sulle due osservazioni. Le posso riformulare? Cercavo una parte del regolamento. Allora, la estrumulazione avviene con provvedimento del sindaco, secondo tutta un'altra parte di regolamento, e avviene dopo, in questo caso nel comune di Via Castagnano, dopo che il feretro è rimasto 40 anni dentro. Allo scadere dei 40 anni il sindaco emette l'ordinanza di estrumulazione e viene tirato fuori. Addirittura sarebbe obbligatorio, dopo l'estrumulazione, forare la cassa di zinco, inumare quel feretro per altri 5 anni. Dopodiché dovrebbe essere mineralizzato e segue la procedura della mineralizzazione, cassetta e tutta l'altra fase. La spesa. Nell'attuale regolamento, all'articolo 95,
fa riferimento solo al fatto di dire le stimolazioni richieste dagli interessati, per le stimolazioni richieste dagli interessati va versato la tesoreria comunale la tariffa stabilita. Quindi anche in questo caso sarei portato a dire che l'operazione la fa chi la sostiene, chi la commissiona. Quindi se il comune commissiona l'estimolazione perché vuole rientrare in possesso di quel loco per rimetterlo in vendita, in un certo senso, è lui che decide e quindi le spese sono a carico. Come sono state fino ad oggi a carico le spese di esumazione. Anche lì la solita procedura, se non è mineralizzato, viene rimesso secondo gli anni che l'autorità sanitaria stabilisce al momento della verifica. Questa è la regola generale. Nessuno toglie che anche queste spese possano essere messe a carico dei familiari. Ma pensate che attribuire a un familiare un costo di una stimolazione di un loculo che c'è stato 40 anni, oppure di un perpetuo che arriva a 99, il familiare del defunto dopo 99 anni non lo riconosce nemmeno più, quindi cosa va a chiedere l'amministratore? Il costo del, mi sembra, di rasentare la follia in questo senso. Quindi noi, se non è specificato, specificheremo che le spese vengono sostenute dalle commissioni. Se il familiare dice io lo voglio togliere perché non voglio una tomba di famiglia, allora te lo basta. Però, naturalmente, però, siccome la norma prevede che i canoni concessori dei loculi debbano coprire il costo di costruzione del loculo, tutto dipende. La cosa migliore è di prevedere nel costo del loculo il costo della futura esumazione, attualizzando il costo. In questo modo si risolve completamente il problema, perché a quel punto il costo è sempre a carico del comune, perché il cittadino ha già pagato nell'atto di concessione. Questo è la tariffa, nella tariffa si inserisce il costo attuale di esumazione, poi tra 99 anni sarà diverso, ma intanto questo l'avevamo abbastanza chiaro, diciamo la tariffa annua, se così si potesse dire, nei 40 anni dovrà coprire almeno le spese sostenute per la realizzazione, e direi forse anche per qualche opera di manutenzione, visto che poi ci troviamo con parti che ci crollano addosso all'interno del cimitero. Quella che la prima domanda si riferiva a quando sarà possibile. Allora, l'ultimo sentenza del TAR ha continuato a dare ragione all'amministrazione comunale. C'è poi ci sono i tempi di notifica. Se questa notifica, il TAR, devono trascorrere 60 giorni dalla notifica per consentire un nuovo ricorso al Consiglio di Stato, alla Corte Europea, e noi siamo in attesa della scadenza della consegna dei 60 giorni della notifica del TAR all'impresa. Quindi se non continua con il ricorso, con andare alla Corte Europea, si definisce, quindi, perché è una situazione in questo modo stanca anche il vincitore, perché qua il vincitore ha fatto una programmazione che gli sta saltando, però purtroppo le regole sono queste. Passiamo allora alla votazione, si vota a favore, immediatamente eseguito.